Siamo con Davide e Agata di Eros Anteros e chiediamo cosa significa oggi osare fare la rivoluzione. Allora, provo a iniziare io e poi magari no, dirà tutt'altro oppure continuerà. Allora, parlo per me, visto che riconduco insomma, questa domanda al nostro lavoro. Per me osare fare la rivoluzione è decidere di fare teatro oggi nella società in cui viviamo, nel mercato in cui viviamo. E cercare di farlo puntando il dito con i nostri lavori su delle questioni che secondo noi sono importanti, che mi piace condividere con gli spettatori e per riflettere assieme su delle questioni che mi sembrano importanti per capire il presente. Questo per me è osare fare la rivoluzione perché è una cosa un po' difficile, nel senso ci vuole un po' di coraggio, un po' di follia forse per fare questo tipo di scelta. E dato che insomma la rivoluzione russa comunque ci ha insegnato che l'arte può parlare, può essere un modo per parlare alle persone anche di questioni insomma, che le riguardano anche il loro quotidiano, forse osare farlo un po' più spesso oggi mi sembrerebbe una rivoluzione. Nel nostro piccolo possiamo dire che il nostro tentare di fare la rivoluzione è provare a veicolare dei contenuti e delle forme alle persone nonostante le difficoltà, nonostante la notte nera in cui viviamo e quindi con l'idea che l'immaginazione stessa è politica e che quello che possiamo fare è provare a immaginare un mondo migliore, come anche gli stessi artisti pre-rivoluzionari russi hanno fatto. Parlavano di questo, immaginare un mondo nuovo, più bello, più giusto per tutti.